Se ripassano i controllori, già mi hanno mandato in bestia, poi pubblicherò un video su Faccio Buzzone, sui porti sospetti, no, quelli che ho detti, ne dirò altri di più. Tutto sto via vai, quando io faccio delle cose private. Allora, che dire? Dico che questa foto è comparsa su un giornale web di ieri. E nelle note che accompagnavano, real life, mica, non c'è nessun problema. Si diceva che i cittadini, molti cittadini allarmati, avevano chiamato i pompieri, il 113, il 112, perché vedevano il Terminillo, appariva loro il Terminillo come fosse un vulcano, come ci fosse un'eruzione. Le telefonate alle centrali furono tantissime e presto i cittadini furono rassicurati, queste luci sono il lampadario che si specchia dietro, non c'entra nulla, queste due bianche, furono rassicurati che si trattava delle luci riflesse dalle nebbie d'alta quota. Però io adesso sto vedendo questa foto così, non sapendo che fare. Qua appare una casa davanti a chi scatta, addirittura una quercia. Quindi come può la collinetta qui, la sommità del Terminillo, stare quasi all'altezza di questa quercia? Ecco, sarà più alta questa sommità, ma rispetto alla quercia. Ma qua si tratta di aver sbagliato indicazione. Non è il Terminillo questo, questa è un'altra collina, sarà Lisciano, io adesso non sono in grado di stabilirlo, sono in grado di stabilire che non si tratta della cima del Monte del Terminillo, ma di una collinetta alle falde del Terminillo, può essere Capolaterra, può essere Lisciano, può essere lo stesso vulcano di San Venanzo, vabbè. Lugnano, là che è. Questa non è stata toccata, nei colori, non è stata ingrandita. Più o meno sono uguali, una leggermente più colorita, per vedere le tonalità. Questa non è il Terminillo. Amici miei, questa qui è una collina, nei pressi di Varzia, là intorno, tra Santa Rufina e Cantalice, ecco. Poteva trattarsi del vulcano di Cupaello, quello che è intimamente legato al vulcano di San Venanzo. Adesso, no, questa qui non è una certezza, va interrogato chi ha scattato la foto. Va ritrovato il posto in cui è stata scattata questa foto per poter stabilire, ed è una cosa urgente, diciamo. Qui non possiamo essere condannati a morte.